USA Assaie ha deciso di presentare quest'anno grosse novità riguardanti l'acciaio e le verifiche di resistenza al fuoco. Un'altra grossa novità su cui ci siamo concentrati è stato il miglioramento della tecnologia BIM e di tutte le novità che riguardano l'interfaccia per l'interscambio delle informazioni tra i vari software che competono al processo strutturale. Abbiamo dato un occhio di riguardo, come sempre, alla verifica degli edifici esistenti e in particolare alla classificazione sismica, che è un tema di stretta attualità. Il nostro software da sempre, già dal 2003, è un software specializzato per il calcolo delle strutture a elementi finiti, in particolare degli edifici esistenti. Stiamo sviluppando delle formulazioni, degli automatismi ad hoc che consentiranno di determinare la classificazione sismica degli edifici esistenti con pochissimo sforzo da parte dello sviluppatore e del produttore. Noi fin dall'inizio abbiamo creduto nel progetto di ISI e nella importanza di associarsi e creare un gruppo che vada a diventare un interlocutore attraverso con le istituzioni, perché mentre una singola società non può essere rappresentata nei confronti del dialogo con l'istituzione, attraverso ISI abbiamo ritrovato il canale giusto nel quale andarci a configurare.